ricordandomi, e credo di ricordare bene, una vostra frase di molti anni fa, molti, molti anni fa, e voi dicette che la fonte energetica del futuro per l'umanità era appunto l'energia nucleare. Allora però, visto che questa energia nucleare crea una serie di problemi e pare che il mondo sia diviso in due, c'è chi, parlo di scienziati naturalmente, scienziati, tecnici ad alto livello, una parte sostiene la necessità di queste centrali nucleari, eccetera, e un'altra parte dice che non sono inutili, ma è dannoso e quindi non andrebbe fatto. Questa è una cosa che va avanti già da parecchio tempo e naturalmente, a meno che, dicevo, non può essere questo un fatto contingente, nel senso che per arrivare ad altre fonti, magari della stessa energia nucleare, perché si parla pure di energia nucleare debole, che non lascerebbe scorie, eccetera, eccetera, questo non è un patto obbligato attraverso il quale passare per giungere poi a qualche cosa di migliore, di utile, di... Naturalmente c'è da aggiungere che questa volta si aggiunge per quanto riguarda l'energia nucleare, però anche l'industria chimica sta producendo una serie e una quantità enorme di residui che non si sa dove mettere e come distruggere. Allora, in tutto questo, ecco, io vi chiedevo se è possibile tracciare un poco questo, anche perché lo legavo un poco al discorso che si è fatto tante volte sulla famosa civiltà del terzo millennio, e mi dicevo, evidentemente l'umanità non deve morire. Questo fatto, con tutte queste negatività portate da questa realtà, può portare anche un cambiamento, non lo so, genetico sull'individuo, per cui poi questo individuo alla fine potrebbe essere più adatto per questa nuova civiltà. Ecco, un po' in questo senso qua. Indubbiamente sì, e poiché tutto ciò che muta le condizioni di vita di un pianeta finisce con l'influire sull'abitante, quindi sulla vita animale e vegetale del pianeta, creando anche degli adattamenti i quali trasformeranno la vita e le modalità di vita delle persone e della vita in genere della Terra. D'altra parte, voi oggi vi trovate ad una svolta, nel senso che ormai siete quello che siete, con una umanità moltiplicata che tende allo straripamento, per così dire, e dunque con la necessità di fronteggiare, suppongo, enormi problemi, tra i quali quelli alimentari, per esempio, per dar da mangiare ad una popolazione così vasta quale quella della Terra, e che nei prossimi decenni tenderà a moltiplicarsi ancora, per cui arriverete veramente ad un'umanità che avrà un numero di miliardi di abitanti tali che devono essere affrontati, voglio dire, dal punto di vista di tutte le loro necessità. Dunque la necessità di avere una serie di offerte, per così dire, non più naturali, perché altrimenti non ce la fareste. E allora dovete sollecitare la natura, dovete fare in modo che la natura produca in una maniera adeguata. Tutto questo è un'alterazione dell'equilibrio della Terra, indubbiamente, per cui l'uomo del futuro sarà un uomo alquanto diverso, non diverso nei comportamenti, perché l'uomo resta sostanzialmente lo stesso, che anche l'uomo di oggi è lo stesso dell'uomo di 1000 anni fa, voglio dire, al di là di certi minuti comportamenti, la struttura emotiva interiore dell'uomo resta più o meno quella. Quindi non ci saranno cambiamenti in questo senso qua, ma cambiamenti di vita, di comportamenti, di società, di economie, sicuramente questi ci saranno. Anche fisica? Ma fisica non direi, francamente. Fisica non direi. Cioè di adattamento. E di adattamento. Naturalmente adattamento può anche significare che gli uomini saranno, che so, più alti o più bassi, avranno più o meno capelli, ma voglio dire variazioni di questo tipo. Saranno in grado, sì, perché si sono adattati, naturalmente, però è chiaro che per arrivare a questo ci saranno delle fasi di scompenso e quindi ci saranno sicuramente diverse malattie che insorgeranno finché vi sarà l'adattamento. E quindi l'energia atomica è da sfruttare, cioè da migliorare. Credo che non abbiate altre alternative. Credo che veramente oggi non abbiate altre alternative.
Perché da qui a 20 anni voi sarete, che so io, 10-15 miliardi di abitanti sulla Terra. Ed allora questi abitanti dovranno comunque mangiare, dovranno lavorare, dovranno fare certe cose. E quindi bisogna vedere di moltiplicare le acque, e quindi chimicamente, di moltiplicare la produzione delle terre, e quindi chimicamente. E tutto questo significa sfruttare delle fonti, indubbiamente, di energie. A fronte di questo non avete alternative. Oggi dovete porre rimedio a una distribuzione cattiva degli uomini sulla terra, a una serie di politiche cattive che ha avuto l'umanità, a una moltiplicazione impropria della specie umana. Ma d'altra parte non c'è niente da fare, e i rimedi sono soltanto questi. E che poi i rimedi possano produrre anche dei danni, e voglio dire, sono rischi insiti in questo fatto. Quindi, maestro, non è un periodo di transizione questo, il tipo di sfruttamento dell'energia, ma è un fatto che durerà. Durerà, sì, durerà. D'altra parte questo potrebbe avere anche un risvolto positivo, nel senso che è chiaro che è un fatto del mondo, e che prima o poi anche quelli che attualmente non posseggono queste famose strutture le dovranno fare, perché naturalmente un guasto in un paese coinvolge, come si è visto in questo fatto qua, in questo incidente qui, coinvolge più o meno quasi tutto il mondo. E da questo potrebbe scaturire pure una serie di accordi, non lo so, potrebbe portare a quella. Evidentemente non avete un buon controllo di questa energia, perlomeno non siete arrivati a saperla controllare, e non avete gli antidoti, ma poi ci arriverete. Ma allo stato attuale, maestro, sembra che gli stessi scienziati non abbiano le idee molto precise sui danni che queste radiazioni fanno. Questo è comprensibile. Sui danni e sugli eventuali rimedi. Anzi, per la verità, io personalmente pensavo che in realtà si potesse trattare di un fatto soprattutto di interessi, però visto che in questo caso coincidono enormemente gli interessi del capitalismo privato e del capitalismo di Stato, secondo la cosa risultava un poco. Invece sembra proprio una cosa inevitabile. Credo proprio che sia inevitabile. Non avete delle alternative della stessa capacità e della stessa forza. Potete migliorare tutto questo. E questo credo che la scienza lo saprà anche fare. Il nostro obiettivo è la fusione delle energie di l'ordine, per pulita. L'uomo comunque dimostra di avere grandi intelligenze e grandi risorse, anche quando combina guai, e questo indubbiamente torna ad onore e merito, vero, dell'intelligenza, per la verità. Ci sono cose nella scienza che indubbiamente si equivalgono con dei capolavori d'arte, e bisogna avere anche il coraggio di dirle queste cose. E non parlare della scienza soltanto al negativo, ma anche al positivo. Prodotto della creatività umana, voglio dire, di una profondità così eccezionale, equivale a un capolavoro d'arte, sicuramente. Perché sono conquiste, sono conoscenze importanti sul funzionamento dell'universo. E sono fatti dai quali si possono trarre anche lezioni di carattere spirituale. E lezioni importanti, se si riescono a cogliere certi significati. In ogni caso, l'umanità ha progressi, e questi progressi, come conoscenze, mi trovano indubbiamente d'accordo. Quindi non gettiamo sempre il crucifigge sulla scienza, che magari spiega troppo. La scienza spiega, e non può fare a meno di spiegare se le cose le scopre. Alla fine sembra che vi ritroviate un po' più poveri nello spirito, no, credo che vi troviate un po' più poveri nella mente, semmai, non nello spirito. Se poi questa mente entra in conflitto un tantino e con lo spirito, beh, questo è salutare, è stimolo, è stimolo.
porta avanti la ricerca, l'attenzione. E quindi diventano queste cose lezioni salutari per chi naturalmente è intenzionato ad approfondire l'insieme dei problemi